Franco Bertoli, CONI Modena, nell'ambito di un programma territoriale in provincia di Modena che si occupa di promuovere la salute. Sì, buongiorno, assolutamente il CONI vuole essere presente, il CONI, ricordo, è comunque il Ministero dello Sport in Italia, la confederazione che comprende dentro di sé tutte le federazioni, gli enti di promozione sportiva, il CIP, il Comitato Paralimpico, quindi è, come dire, il capofila di un gruppo che sta facendo un buon gioco di squadra sul territorio e tutti insieme cerchiamo di trovare tutti quelli che sono i valori del movimento, dell'attività motoria, dello sport per prevenire e curare certe problematiche di salute che hanno sul nostro territorio i ragazzi più giovani, ma non solo, e quindi lavoriamo per quella che è la comunicazione, lavoriamo insieme alle scuole soprattutto con partner importanti, perché il CONI a Modena ha partner come l'OSL, ha partner come l'università con la cattedra di nutrizione, perché i sani stili di vita provengono soprattutto da buona alimentazione e da non sedentarietà o movimento, lavoriamo col policlinico, quindi tutti insieme proviamo a diffondere questi sani stili di vita che non sono qualcosa di teorico, ma sono qualcosa di molto molto pratico che se non si attua e ci si fa sopraffare dalla sedentarietà, la sedentarietà e la comodità sono un veleno, perché usare troppo la macchina, gli ascensori, le scale mobili, questo che abbiamo scambiato per comodità oggi diventa malattia seria, importante, soprattutto per i nostri ragazzi più giovani, che avranno problemi seri, addirittura un'aspettativa di vita per chi diventa sovrappeso in maniera importante o per chi non ha corretti stili di vita come il fumo, di vivere di meno. Quindi parliamo dei fattori importantissimi che noi tutti, mondo dello sport, ripeto, il CONI che dentro di sé, nella sua pancia, a tutti quelli che lavorano nell'attività motoria, proviamo insieme all'USL, al Policlinico, all'Università a fare una buona comunicazione, non solo, anche una buona pratica motoria.